Almeno 15 terroristi che avrebbero ottenuto documenti falsi da un'organizzazione transnazionale di falsari dell'Est con base in Ucraina, 7 dei quali arrestati nelle scorse ore dalla polizia di Milano. Tra loro anche un ceceno fermato a Varese e legato indirettamente a Kuitim Feizullahi, l'attentatore di origine albanese con cittadinanza austriaca e macedone, che il 2 novembre scorso uccise 4 persone e ne ferì 23 in Austria. L'attentato di Vienna, il più sanguinoso avvenuto negli ultimi anni, è stato classificato come attacco terroristico. L'autore, simpatizzante dell'ISIS, poi ucciso dagli agenti locali, potrebbe aver usufruito di documenti falsi procurati proprio da criminali vicini alla banda sgominata grazie a un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Digos del capoluogo lombardo insieme con l'Europol. L'indagine ha radici lontane e nasce da informazioni acquisite proprio dagli investigatori austriaci su una possibile pianificazione di attentati in Europa. Nel mirino il ceceno richiedente asilo in Italia collegato a un kosovaro in contatto con Feizullahi. Attraverso un sito internet sul quale si pubblicizzava la produzione e vendita di documenti, il ceceno procurava passaporti vari, migliaia quelli venduti in tutta Europa, alcuni dei quali intestati a stranieri già segnalati per il loro collegamento con foreign fighters. Sotto esame anche migliaia di transazioni per ricostruire l'intera filiera che ha beneficiato dei passaporti contraffatti e scoprire eventuali altri elementi di spicco riconducibili al terrorismo internazionale.